Il mio intervento voleva toccare un argomento che permetteva di allargare gli ambiti tradizionali del calcolo scientifico ad alte prestazioni verso, quindi su larga scala e parallelo, verso il calcolo scientifico delocalizzato e in tempo reale. Ed è per questo che volevamo introdurre come argomento quello della riduzione della complessità computazionale e il calcolo scientifico offline-online. Questo è un ambito di ricerca che è attivo in SISSA all'interno del laboratorio MATLAB di matematica applicata e di modellistica matematica. Permette di sviluppare programmi di simulazione che siano rapidi e allo stesso tempo affidabili per il design e per l'ottimizzazione di processi in ambito industriale e in ambito medico. Quindi uno degli obiettivi è quello di portare il calcolo scientifico in ambiti che non sono attualmente particolarmente sviluppati per il calcolo scientifico e il calcolo ad alte prestazioni. Attualmente a questi programmi sono richiesti modelli sempre più complessi e di grandi dimensioni, per quanto riguarda le geometrie, ma per quanto riguarda anche il modello della fisica stessa. Si parla infatti di multifisica. Multifisica contempla tantissimi ambiti, per esempio interazione tra fluido e struttura. È richiesta un'esplorazione in molti scenari e per fare questa esplorazione è necessario parametrizzare il problema. Il paradigma ultimo è quello di arrivare non solo alla simulazione, ma anche all'ottimizzazione, al controllo e a dei programmi che ci permettano di operare una progettazione, per esempio basata sul dimensionamento. Questo è un esempio di problema parametrico, molto, molto semplice, è un problema di aerodinamica. Diciamo, dalla struttura tridimensionale dell'ala di un aereo potete vedere una sezione bidimensionale di un profilo alare. Questo profilo può essere parametrizzato e potete vedere in molti modi, e tra questi, per esempio, la possibilità di renderlo parametrizzato da un punto di vista geometrico, variandone la forma mediante la variazione dello spessore, o addirittura l'inclinazione dell'angolo di incidenza stesso. È necessario spesso fare questo calcolo per diversi valori di questi parametri per estrarre delle informazioni sulle prestazioni, per esempio aerodinamiche. Vedete il grafico centrale che riporta l'andamento dei coefficienti di pressione nella parte superiore e inferiore del profilo. Ripetere questo calcolo molte volte è molto costoso. L'idea è quindi quella di operare il calcolo per dei valori selezionati di queste configurazioni a livello geometrico e poterle immagazzinare in una memoria, in un database, che sarà poi opportunamente interrogato. Altri problemi parametrizzati molto più complessi rispetto a quello che è la sezione bidimensionale di un profilo alare è per esempio una configurazione di un sistema complesso. Questa è una geometria che riproduce un aereo commerciale. La parametrizzazione può essere una parametrizzazione di tipo geometrico che tiene conto non solo in fase di design, di ottimizzazione e progettazione, ma anche delle deformazioni durante la vita operativa di questo aereo. Si parla di interazioni fluido-struttura, in questo caso sono delle interazioni di tipo aero-elastico. Possono vedere le due configurazioni, quella verde deformata e sotto quella grigia nel suo stato indeformato a terra. Un altro esempio molto più complicato, dove è necessario introdurre opportune tecniche di parametrizzazione per il calcolo scientifico, sono per esempio i sistemi complessi in medicina. In questo caso la geometria rappresenta una sezione della biforcazione carotidea. La variazione geometrica è dovuta all'individuo, è dovuta all'interazione del flusso cardiovascolare con la parete arteriosa, ma anche a delle diverse condizioni di funzionamento, per esempio il deposito di alcune placche aterosclerotiche. Quindi questi sono esempi di problemi parametrizzati complessi da un punto di vista geometrico, ma anche da un punto di vista di quelle che possono essere le condizioni di funzionamento. Parametri possono essere anche materiali, condizioni al contorno, numeri adimensionali, per esempio il numero di Reynolds in aerodinamica. Il nuovo paradigma di cui ci stiamo occupando è quello di introdurre il reduce order modeling, la riduzione della complessità computazionale come una delle possibili nuove frontiere della matematica computazionale e del calcolo scientifico. L'idea è quella che il calcolo scientifico viene decomposto in diverse fasi. Una fase
cosiddetta offline e una fase cosiddetta online. La fase offline è quella di cui ci si occupa nei centri di ricerca, nei centri di supercalcolo scientifico e di cui ci si occupa di solito mediante l'ausilio di supercomputer. La parte online è quella che viene poi demandata in ambito delocalizzato su laptop più comuni, ma anche su altre piattaforme più recenti e moderne, uno smartphone o un tablet. L'idea quindi è quella di avere un programma che permette di calcolare e di simulare il nostro problema per dei valori dei parametri opportunamente scelti. E per parametri intendo, per esempio, alcune configurazioni del nostro profilo alare che vedete qui sulla destra. La parte poi online prevede di ripescare queste soluzioni già calcolate in un opportuno database e di proiettarle grazie a un opportuno metodo matematico di proiezione opportunamente certificato che permette di avere un calcolo in tempo reale per un nuovo valore del parametro, facendo tesoro di tutti i calcoli già fatti in precedenza. E con questo sistema si può disaccoppiare la fase di calcolo scientifico offline e online, avere una fase molto costosa di tipo offline per opportuni valori del parametro selezionato e infine avere una fase online delocalizzata per nuovi valori di questo parametro. La fase online è una fase molto rapida che richiede pochi secondi. La fase offline può richiedere ore o giorni a seconda della complessità del nostro sistema. Si parla di una collaborazione computazionale e non di una competizione computazionale con il calcolo scientifico ad altre prestazioni, perché di fatto per avere la generazione delle basi e avere il calcolo offline ci servono i supercomputer e ci servono anche gli strumenti di calcolo tradizionali. Ma dobbiamo affiancare a questi strumenti di calcolo più tradizionali anche nuovi metodi per la riduzione della complessità computazionale. Qui vediamo meglio cosa intendiamo per offline facilities, quindi il supercomputer, e online facilities. Possono essere computer di bordo, possono essere smartphone, possono essere tablet, tutto quello che può avere un interesse in ambito industriale e in ambito medico, per esempio. Questo disaccoppiamento permette di esportare il calcolo scientifico da un centro di ricerca verso ambiti dove il calcolo scientifico non è ancora così sviluppato. Cosa potremmo fare in tempo reale? Potremmo avere problemi di ottimizzazione, di forma, potremmo fare progettazione, potremmo avere problemi di controllo, potremmo valutare relazioni di input-output tramite black box, potremmo dimensionare i nostri sistemi, potremmo fare assimilazione di dati, per esempio in sala operatoria o in cantiere, e potremo finalmente operare anche in tempo reale analisi di sensitività sui parametri, quantificazione dell'incertezza, stimare alcuni parametri, quindi problemi che riguardano e che si chiamano problemi inversi, che riguardano tutti gli ambiti dell'ingegneria e delle scienze, anche applicate. Per fare questo avremo bisogno di una piattaforma software che ci permetterà di mettere in comunicazione le facilities offline con gli strumenti online. Potremo riutilizzare codici già esistenti in ambito industriale che andranno opportunamente parametrizzati. E uno, diciamo, delle linee guida è quello di utilizzare comunque librerie e codici open source. Potremo avere risoluzione di problemi multifisici nello stesso ambiente computazionale con risparmi computazionali importanti. E un'altra possibilità è quella anche di avere eventualmente sulle piattaforme online delle interfacce grafiche che possono essere intuitive e innovative, molto semplici, in modo tale che anche l'ultima parte di calcolo, quella online, può essere anche effettuata eventualmente da persone non esperte di calcolo scientifico. Un progetto di questo tipo si presume non possa avere solo una visibilità nazionale, ma di tipo internazionale, soprattutto se dall'ambito industriale si vuole passare a quello che è il mondo medico. Abbiamo già una rete di collaborazione sviluppata a livello internazionale
E Sissa in questo ambito ha fatto un forte investimento con quattro iniziative per sostenere anche il calcolo scientifico. Dal Master in High Performance Computing, il nuovo dottorato in analisi matematica, modelli e applicazioni, il nuovo supercomputer cluster a Miramare e il laboratorio MATLAB di matematica applicata. E poi è importante una sinergia con i parchi scientifici e tecnologici e con i distretti tecnologici regionali con cui già stiamo collaborando. E tutto questo per aprire nuove frontiere del calcolo scientifico verso non solo le grandi imprese, le grandi aziende nazionali già presenti sul territorio, ma anche verso le piccole e medie imprese.